che di Aligi Barducci, potente, nome di battaglia, che fu tra i principali protagonisti e organizzatori della lotta partigiana di queste parti. Aligi Barducci assunse il nome di potente, derivato dall'appellativo della pattuglia che comandava in qualità di caporal maggiore nell'ultimo periodo della guerra, e raggiunse insieme ad Alfredo Bini una formazione partigiana nella zona di Monte Pulico, raggruppando alcuni membri della formazione Garibaldi di Lupi Neri. A Monte Pulico poi la formazione si accrebbe di nuovi elementi provenienti dai comitati di Firenze e di Sesto Fiorentino e si spostò poi su Monte Giovi. A Monte Giovi rimase memorabile fra i partigiani della Bini l'accoglienza ricevuta da una famiglia colonica in località Cerro, la più affettuosa che mai incontrassero. Quei coloni misero a disposizione la loro casa, offrirono addirittura i loro letti ai partigiani, ben contenti di solito di andare a dormire nei boschi. A Monte Giovi il gruppo si arricchì ancora di uomini provenienti anche dalle formazioni sbandate sulla Falterona, essendo Monte Giovi il luogo ormai noto per le presentazioni. Anzi, si può dire che gli uomini affluivano ininterrottamente, portando spesso sulle loro carni i segni di una lotta già sostenuta, talvolta stanchi, sfiniti, ma più che mai desiderosi di continuare a combattere. I problemi non erano indifferenti, giungevano capi con le loro bande, animati da una grande volontà di far da sé, uomini che volevano comunque conservare la propria autonomia e la propria libertà di azione, con necessità di ogni genere, con richieste di ogni tipo. E qui apparve chiara la capacità di Potente di indurre gruppi eterogenei, dotati di spirito di indipendenza e assai fluidi, ad accogliere una linea di aggregazione unitaria, la sola realistica in effetti allo scopo di proseguire con efficacia e con possibilità di successo la lotta partigiana. Tale linea implicava ovviamente una disciplina più rigorosa, cui tutti dovevano sottostare, una direzione unica, l'accantonamento di tendenze individualistiche e di iniziative non concertate. D'altra parte, egli si rese conto dell'opportunità di soddisfare per quanto possibile disparate esigenze, di far tacere rivalità, di riconoscere meriti e qualità individuali. Tutto il suo impegno fu quindi rivolto a creare una grossa unità partigiana, la futura Brigata Lanciotto, che avrà il riconoscimento ufficiale ai primi di giugno in Prato Magno, ma le cui premesse furono già poste nel lavoro svolto su Monte Giovi. E sentiamo quindi il racconto che fa Moretto, un altro partigiano, racconto che ci fa di alcuni episodi che riguardano Aligi Barducci. Nella capanna di Potente. Quando sul Prato Magno scende la notte, anche d'estate fa freddo. L'umidità penetra nelle ossa e fa rabbrividire le sentinelle e le vedette, intente a cogliere ogni rumore sospetto dalla mulattiera che si perde a pochi passi nella fitta nebbia. Nella capanna del comando ci siamo tutti coricati sulle frasche. Alcuni già dormono ed il lume vacillante della candela mostra i loro volti spianati dal sonno pesante e profondo del partigiano. Potente, con l'architetto Gizdulic, il dottor Di Domizio ed io vegliamo, immersi in una discussione appassionante. Si parla della ricostruzione della nostra Italia, sottovoce per non disturbare gli altri. Ognuno di noi ha lavorato tutto il giorno a organizzare, ispezionare, rivedere e migliorare la brigata, che tra poco diventerà la divisione Arma. Ma adesso prorompe da noi tutta la repressa passione della nostra generazione, così tormentata nel suo inquieto divenire. Per tutto il giorno abbiamo parlato di caricatori e di muli, di collegamenti e di tedeschi. Ma nel cuore e nella mente del bandito e del ribelle ci sono anche altri pensieri. Non lottiamo per uccidere, per annientare, lottiamo per spazzare il cammino dal marciume dei corrotti e degli incompetenti, per rinnovare l'aria soffocante e appestata della tirannide e dei privilegi. Gizdulic è del parere che il maggior delitto dell'edilizia fascista è stato l'insulto al valore artistico dell'architettura, che la ricostruzione delle nostre città distrutte dovrà preoccuparsi in primo luogo di costruire secondo i canoni dell'arte. Un blocco di case popolari può e deve essere anche un'opera d'arte, avere un valore durevole e non essere soltanto una speculazione, un proficuo investimento di capitali. Potente è di altro avviso. La sua tesi è che la casa per il popolo deve in primo luogo soddisfare ai bisogni, alle comodità di chi la deve abitare. Deve quindi riparare dal caldo, dal freddo,
dai rumori, essere fornita di ogni comodità, essere bella dentro più che di fuori. Abbiamo dei palazzi, dice, che sono vere opere d'arte, ma dal punto di vista sociale, igienico e confortevole, sono assurdi e praticamente inabitabili. Soddisfare queste esigenze, continua Potente, condurrà da sé ad uno stile nuovo e originale. Quando sarà il popolo che si costruirà le proprie case, in un primo tempo gli basterà avere un tetto e delle pareti, ma subito vorrà che gli edifici collettivi, le sue case del popolo, le sue biblioteche, palestre, teatri siano espressione del suo orgoglio, monumenti dell'acquistata maturità e libertà. In seguito, le migliorate condizioni di vita, il mutato orientamento sociale, condurrà a case d'abitazione più comode e più belle. Anche le fabbriche saranno più accoglienti. Allora l'ornamento, il lusso, il colonnato o l'affresco non saranno più tronfie e pretenziose parvenze intese a celare il sordido, il cadente e il miserevole, ma saranno il linguaggio di un'esuberanza gioiosa e serena che nell'opera d'arte troverà la sua spontanea espressione. Discutiamo come indurre gli architetti a collaborare e dirigere la ricostruzione. Gisdulich è del parere che bisogna radicalmente riformare le scuole d'architettura. Credo, dice Potente, che occorrerà togliere la possibilità di commerciare il bene comune. Nello Stato socialista conterà la gara fra i migliori e i più capaci. Quando non ci sarà più lo speculatore che chiede all'architetto «mi faccia una casa che mi renda tanto» e che sarà invece la collettività a rivolgersi alla sua collaborazione. Si fa silenzio. In un angolo più buio della capanna, Giulio Bruschi si muove e tossisce. L'umidità gli fa dolere le cicatrici delle sue ferite. Ora è seduto e ci guarda con i suoi occhi chiari. «Beh, compagni, credo che sia ora di dormire, no?» L'incantesimo si diregua, le ore del sonno sono preziose. Ci arrotoliamo nelle coperte e subito dormiamo.